Ciao a tutti, oggi vi faccio un progetto con questo prodotto ed è l'effetto lavagna. In questo kit trovate tutto il necessario per fare questo progetto qua, però noi oggi faremo delle mini lavagnette. Siccome si avvicina il Natale, io farò un Babbo Natale che tiene sulla lavagnetta e userò questi Babbo Natale come segnaposto. Quindi, dopo nella stellina che farò come lavagna, scriverò il nome di quelli che saranno a cena da me il giorno di Natale. Bene, dentro la scatola ora vi faccio vedere quello che trovate. Vi è un rotolo di vinile effetto lavagna, 5 cartoncini adesivi effetto lavagna, una spugnetta per cancellare, un temperino per fare le punte ai nostri gessetti e il pen holder per inserire i gessetti per scrivere. In questo caso si può scrivere sia con la silhouette, ma potete scriverlo anche a mano. Io vi farò vedere scriverlo con i gessetti, con un font magari particolare e scrivere. Scriverò il mio nome sopra questa stella. Bene, qui oggi ci troviamo comunque nel sito di creativamenteplotter.it dove trovate il kit e questo è il costo. Costava 40 e 88, scontata 40. Qui c'è tutto quello che trovate dentro, anche i disegni esclusivi. Avrete una card dove potete scaricare i disegni dal sito della Silhouette americana. Bene, detto questo, iniziamo a fare il nostro progetto. Allora, prima di tutto, io ho messo le misure del cartoncino effetto lavagna che è dentro la scatola ed è 21x27. Prendo il poligono e mi creo la mia stelletta. Io la faccio in questa maniera. Se voi avete altri modi per fare la stella, fatemelo sapere. Io ho disegnato un poligono. Ora mi aggancio qui e lo faccio diventare un triangolo. Forse è meglio così, si vede meglio il nome. Bene, ora dobbiamo andare a settare il tutto per poi tagliare. Allora, voi sapete che io uso molto i livelli. Però purtroppo questo è solo per chi ha la versione a pagamento. Io ora uso i livelli perché li ho e mi fanno comodo, sono molto utili. Rimpicciolisco perché mi sembra troppo grande e duplico e ruoto. Cerco di centrare bene tutte le punte. Ok, seleziono tutte e due, vado in modifica e faccio salda. È venuta un po', vedete, questa qui non è venuta bene, torno indietro. Quindi cosa faccio? Cerco di addrizzare un attimino, magari sposto questa in questo modo. Voi potete anche comunque usare i punti, i modifica punti per portarle più lunghe, più o meno, insomma, come più vi piace. Ora riseleziono, modifica e salda. Ok, così mi piace. Ora devo creare anche questo sarà il fuori della lavagna, quindi il cartoncino bianco, e dentro devo mettere effetto lavagna, quindi duplico, vado in scala e chiudo il lucchetto, metto
120 e faccio inserire ora, scusate, mi dimentico sempre, porto al centro ed ecco la nostra stellina. Ora andiamo a mettere il nome. Io vado nel font, vedete gli ultimi usati che ho usato sono questi, clicco su questo script e scrivo Valeria. Ora seleziono, mettiamo io gli ho messo questo contorno in modo da evidenziarlo un po' di più, così quando scrivo si vede anche il riempimento o quasi. Potete anche provare a usare questo, ma questo vedete viene troppo, o questo, ecco, questo viene magari più pieno. Fatto questo, dobbiamo rimpiccioliamo un po', logicamente, perché è molto grande. Okay. Vado a rinominare i miei livelli in modo che quando vado da rinvia mi trovo tutti i livelli col nome e così non mi sbaglio quello che devo tagliare prima o dopo. Ora seleziono per esempio quella la grande e quindi qui segnerò base perché la stella più grande è la base. Poi questa è la stellina, quindi farò stellina o lavagna, vedete voi come. Mentre questo sarà il nome. Ora io li divido in tre livelli, quindi vado nel più, metto la base, la lascio qui. Nel secondo metto la stellina, creo un altro livello e metto il nome. Ora devo rinominare anche questi. Allora, base, altrimenti dopo non me lo vede dall'altra parte quando do invia. Base. Ok. Questo è stellina. E questo è nome. Ok, ora abbiamo rinominato tutto, adesso li apriamo uno per volta, vedete? Allora la base e questa sarà in cartoncino bianco, poi la stellina e questa sarà quella che sarà la nostra lavagnetta e il nome. Ok. Ora andiamo nell'invia e qui dobbiamo settare il tutto. Io andrò nel livello, come vedete nel livello troviamo base, stellina e nome. Ora, siccome la Cameo ha due alloggi, uno azzurro, e uno rosso e uno blu, noi dobbiamo decidere, allora, nel rosso, nel primo ci va la lama. Lasciamo nel rosso come taglio e il nome lo mettiamo nell'alloggio blu. Quindi il nome che verrà fatto per prima, perché prima farò il nome e poi dopo taglierò. La base verrà tagliata per ultimo, quindi io me la porto di sotto. Per dare poi dopo l'input bisogna deselezionare questo.
queste spunte. Quindi io, se faccio prima il nome, terrò selezionato il nome e mi raccomando, dobbiamo settare questi in modo che poi la Cameo ci riconosca tutto alla perfezione. Questo è il nome. Di qui andremo a mettere sempre cartoncino lavagna, perché è il materiale che useremo. Qui troviamo schizzo, qui portapenne, mi raccomando, perché sarà il nostro ci sarà il nostro penholder con il gessetto. Questa è la stellina di cartoncino lavagna, non più schizzo ma taglia, e io lascio lama automatica. Se non vi trovate bene con la lama automatica, potete prendere anche la lama standard, oppure potete metterci la lama a taglio profondo, ma in questo caso vi serve solo se avete dei grossi spessori. Mentre la base lasciamo cartoncino, troviamo cartoncino questo e mettiamo taglia, e come lama sempre lama automatica. Io, avendo messo lama automatica, non devo settare alcunché perché mi fa da solo il settaggio. Però una volta che voi avete messo il vostro materiale qui, generalmente lui di default mette tutti i settaggi giusti. Però a volte può succedere che, come è successo anche a me, che con quello che mi dà il programma non mi tagliava bene, e quindi ho dovuto poi cambiare comunque le misure. Bene, detto questo, ora disattiviamo tutte e due, perché dovremo scrivere solo il nome, poi verrò qui e attiverò stellina, disattiverò nome e quindi mi taglierà a stella. Poi in un altro momento cambio materiale, mi metterò il mio cartoncino bianco, verrò nel programma e metterò base, e così via. Bene, io adesso con il software ho terminato, e qui spero di essere stata abbastanza chiara, e ci vediamo nell'altra postazione. Eccoci qua. Questa è la scatola dove troviamo tutto il kit. Dentro troviamo questi fogli qua. Sono cartoncino. Io, logico, lo faccio col cartoncino, però se voi lo fate col vinile, logicamente non dovete mettere cartoncino lavagna, ma vinile lavagna nei materiali. Vi ricordate, vero? Ora andiamo a prenderci il nostro penholder, questo, vedete? Scusate, ma io sono in un bucanetto qua e la luce è quella che è. E inseriamo il nostro penholder. Questi sono i gessetti. Prendo un gessetto, lo mettiamo nel penholder. Vediamo, questo che abbiamo su è la M, vedete? No, forse vediamo se va. Vi ricordate come si set il penholder? Mettiamo il gessetto dentro, in questo caso va bene nel bianco perché è la M, lo mettiamo dentro, poi mettiamo dentro alla nostra base, questa, mettiamo, mi raccomando, il tappino che abbiamo, vedete, lo mettiamo in modo
da metterlo a pari, vedete, deve venire, se spingiamo giù un po', il tappino si alza di poco, ma si alza. Ops, vedete? E facciamo in questo modo, stringiamo bene, avvitiamo bene, ok? E lo mettiamo, come abbiamo detto, nel blu. Lo mandiamo fino in fondo e chiudiamo. Ora, come ho detto, dobbiamo prima di tutto, voglio fare il nome, quindi siamo già sul nome, se vedete, vedete, non so se vedete che è bene evidenziato in rosso, e ora diamo invia. Bene, ora che mi ha scritto il mio nome, vedete, si vede, io non tolgo assolutamente niente e disattivo il nome e attivo la mia stellina. Quindi do invia e vedete che mi taglierà la stella. Ora andiamo a staccare la stellina. Vedete? Non so se si vede, la luce fa un po' desiderare, ma c'è scritto, vi assicuro. Vedete? E questa adesiva e l'andremo ad attaccare poi nella nostra base. Io per farvi vedere userò questo qui bianco. Lo mettiamo qui. Tolgo questo. E inseriamo nella nostra macchina disattivo stellina e attiviamo base. Ora do invio. Prendo la mia stellina e dovete, mi raccomando, lasciare, dovete metterla in mezzo, in questo modo qua, vedete così. Poi prenderemo un bastoncino e taccherò in questo modo, così quando io faccio la mia creazione,
la metto accanto. Scusate, come ho detto, la luce, ma è quella che è e spero che comunque il video si capisca bene. Se avete qualche dubbio o volete delle altre info, mandatemi un messaggio privato oppure scrivetemi un'email. Io, come ho detto, se vi è piaciuto mettete pollice in su, iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati dei nuovi video. Con questo io vi saluto e ciao, un bacio a tutti!